1758 loro cominciavano il loro anno qui, marzo, marzo 25, perché si aspetta tre giorni dopo l'equinozio e si fa l'inizio dell'anno, perché poi in quell'anno lì hanno adottato il calendario gregoriano dove si comincia gennaio primo. Questo è interessante saperlo, perché l'altro del marzo 25 è più naturale. Anche qui in Italia si cominciava qui, marzo 21. Ecco la chiave, di nuovo. Questa volta arrivate da questa parte, ok? Insomma, però, e io ho sempre utilizzato questo sistema, cominciando da questa parte con Ariete. Perché? Perché così l'hanno fatto in Egitto. Da migliaia e migliaia di anni. E questa prisca teologia ce lo hanno lasciato in pietre, tutto scolpito, tutto edifici megalitici per tutta la terra, pieno di questa scienza. E dovunque si va, per tutto il mondo, si trova sempre questo simbolo della onda, che è il segreto della creazione, è qui nella onda. Ecco l'anco che portano, l'anco, questo è l'equinozio, questo è il solstizio di giugno 21. Questi sono tutti simboli massonici dell'antichità, della vera scienza della creazione. Ecco qui i quattro segni fissi del zodiaco: toro, leone, acquario, aquila, scorpione. La onda nel corpo umano, cominciando con Ariete, in testa, in cielo. In inglese, head, heaven, hell, heel. In inglese, Ankh, English, la lingua degli angeli, è la più buonissima lingua per astroteologia che si ha nel mondo. Però sono tutte perse, tutte. In latino si fa anche. Però con l'inglese ho più esempi di parole che posso sviluppare della astroteologia che in italiano. Però tutte le lingue ce l'hanno: sanscrito, ebraico, greco, latino, tutte. Quindi noi prendiamo quell'uovo cosmico, dopo di moltiplicare si unisce con lo sperma e poi comincia la mitosi, si dividono in due, poi quattro, poi otto, poi 16, 32 e via dicendo, raddoppiandosi. E il numero 8, quando arriva a 8, queste cellule fanno la stella di Davide. È difficile farlo, però. La stella di Davide. Queste originali cellule non muoiono mai nel corpo. Questo è il centro della luce Merkabah del nostro corpo, nel centro del corpo. In che senso non muoiono mai tanto? Perché tutte le cellule si riproducono, no? Hanno una vita di 20, 120 giorni, le cellule? Sì. 150? Yeah. Ecco perché bisogna tenere il corpo alcalinizzato, perché questo processo del DNA
di riprodurre la cellula si mantenga sempre, che gli zuccheri che consumiamo, la pasta, il pane, carne animale, alcol in eccesso, tutte queste cose. Sì. Quindi bisogna tenere il corpo proprio alcalinizzato. Alcalino deriva dalla parola arabica, araba, alcali, alla cali, padre alla, padre Dio, il sole. Alcali è il sole. Dal lato opposto, Saturno in astrologia è acido. Acido. Horus and Set. Alcali, acido. Questa è la guerra tra Horus and Set nel corpo, nella biochimica, che stiamo studiando tanti livelli di scienza. E la biochimica è questa. Set è acido. Quando si mangia una frutta proprio deliziosa, dolce, Giove. Amaro, Marte. Però lui è acido. E quello è alcali. Allah. El. Elohim. Il limone. Elios. Come? Il limone ricorda il sole. Il limone è acido. Sì. Non è acido. Miele, miele. È alcalino. Però non lo è. È alcalino. È anche lime. Lime. Quindi in questo grafico di sincretismo abbiamo seguito come ci ha indicato la biochimica, la George Carey nel libro God Man, The Word Made Flesh, è dove si spiega questo processo di ascensione. Qui anche spiega i 12 sali della salvezza, i 12 sali della salvezza. Ricordiamo questa parola, salvezza. Quindi, e questi sono i sali, poi sì. I 12 sali, per esempio fosfato di potassio per Ariete, solfato di sodio per Tauro e via dicendo. Scusami, per Ariete che? Fosfato di potassio. Questi sono le carte dei tarocchi che corrispondono con i 12 segni zodiacali e i 10 corpi fisici del sistema solare. Quindi 12 consonanti con 7 vocali e 3 diphthongs, come si chiama? Diphthongs si chiama. 7 vocali, 3 diphthongs, 12 consonanti. Qui ci sono i 12 sistemi del corpo: scheletro, muscolare, circolatorio, via dicendo. Ariete è corrisponde al sistema cerebro-spinale, nervoso. Tauro, il sistema linfatico. Gemelli, i 2 gemelli di polmoni, sistema respiratorio. Cancro, digestivo. Leone, cuore, circolazione. Però Acquario ha anche è corregnante con la circolazione, come Pesce è corregnante col sistema nervoso, quindi c'è un po' di doppiaggio, c'è sempre doppiaggio. Però il corpo è fatto di 12 sistemi, come i 12 figli di Israele, via dicendo, i 12 meridiani di acupuntura nel cervello, i 24 ore secondo il sistema cinese
il quale ciascun pianeta prende regno delle due ore durante il giorno che dominano quegli organi, per esempio il fegato dalla 1 alle 3 di mattina. Comincia il fuoco nel fegato. Ecco perché molte persone si levano dopo la 1 di mattina, dalle 3, perché il fegato è quello che li alza, perché è tossico. Io 20 anni fa sono andato a un omeopatico che praticava questo sistema cinese e il problema era che mi svegliavo alla 1 e mi riaddormentavo alle 3, e lui è quello che mi ha fatto capire che era il fegato e mi ha dato delle erbe per modificare quello. Scusa, sì. Il cartello polare delle 5 cosa mi risponde? Del che? 5. Delle 5? No. L'intestino lungo? Grosso. Grosso. Dalle 5 alle 7. Energia mascolino di Yang. E siamo arrivati a questo punto del pane di cielo, che diciamo Padre che sei nei cieli, Padre Rama, dacci il nostro pane quotidiano. E questo è il pane fish, perché ha l'odore del pesce. Ecco perché i cristiani portano l'ichthys, Gesù Cristo Theos Salvatore, IHS, che non è nient'altro che IS, yes, Jesus. Questo è la E in greco, la H e la E. Jesus, il sale. Ah, questo è in italiano? No. Aspetta, io l'ho tradotto. Ok, scusate. Potrei avere un po' di acqua. Ah! Sale corrisponde a terra. Nella Bibbia dice: voi siete la sale della terra, perché il sale preserva. Salvezza, perché quando il sale si restituisce al suo luogo originale, purificato, il sangue comincia, la ghiandola pineale produce una sostanza più pura, più vibrante, che si chiama il sangue del Cristo, che purifica il sangue. Dunque si ha un corpo salubre. Saliva, salario, i romani pagavano con sale. Salute, salutazioni. Si dice così? Saluti. Saluti. Scusate. I testimoni di Geova vanno a una sala. In inglese sala si chiama hall. Notate qui la parola halos in greco, sale. Ecco perché si ha un halo, l'aura. Come si chiama in italiano? Aura. Halo, perché è fatto di sale, di salvezza. Perciò la mattina diciamo salve, buongiorno, salve. Perché diamo sale? Perché facciamo saluti quando prima conosciamo qualcuno? O quando ci vediamo per la strada, quando stiamo insieme? Perché vogliamo la salvezza. Nella Bibbia dice in Levitico 2:13: condirai
con sale ogni oblazione e non lascerai la tua oblazione priva di sale, segno del patto del tuo Dio. Su tutte le offerte metterai del sale. Quindi, in inglese vanno un hall, in italiano una sala. Heil Hitler. Poi, hello, deriva da Heil. Diciamo salve. Hi, salve, sì. Adesso diciamo ciao, però, per significa senza schiavo. Sì, quello l'ho saputo ieri sera. Schiavo. Quindi, il sale, la manna del cielo, viene dal claustro ed è una secrezione. In inglese la C, secret, viene da secrezione. Questa secrezione scende al terzo ventricolo, dove viene differenziato in due fluidi, uno positivo mascolino rosso, pingala, dal pineale, pingala, uno negativo, ida, dal pituitario. Maria e Giuseppe. Questo fluido è differenziato, scende giù e arriva al sacro. Sacro. Questa è la pietra. Questo si chiama la pietra dove Giacobbe pose la sua testa nella Bibbia, in Genesi, e ebbe un sogno, fece un sogno. E ha visto una scala che saliva fino al cielo con degli angeli che discendevano e salivano. E lui scalò questa sala, arrivò in un luogo dove vide Dio faccia a faccia e non perì. E disse, ho visto Dio faccia a faccia e non sono morto. Chiamo questo luogo più o meno in inglese Penuel, Pineal, Pineale. Quindi questo venne chiamato la pietra di Giacobbe, che la regina di Inghilterra, ricordiamo che fece la coronazione nel 53 sulla pietra di Giacobbe. The Stone of Scone si chiama. The Stone, la pietra di Scone. Quindi questo olio discende e arriva qui. Ogni mese, quando la luna sta nel nostro segno solare, nasce un seme psicofisico nel plexo solare, il terzo chakra, in Bethlehem, la casa di pane. Il sale, il pane, vergine, sotto il Corleone, questa è la casa della Vergine, Betlehem, dove nasce Gesù bambino. Questa seme, questo seme, se si ha cura di questo seme, specialmente nei primi giorni quando nasce, ed è più o meno come quel uovo cosmico, poi, però nasce ogni mese, dentro del nostro ventre. Ogni mese, quando la luna transita il nostro segno solare, cioè se apparteniamo a Capricorno, la luna è lì oggi. Quindi stai calma, perché esatto. Poi dopo due giorni arriva in acquario. Poi dopo due giorni e mezzo, pesci, due giorni e mezzo, ariete, ogni mese, ogni
mese gira l'eclittica. Come si fa a Santos a calcolare quello che fa ognuno di noi con in base al suo segno? Un calendario lunare, lo metti su, in camera da letto, ogni mattina vedi, poi si sa, perché ieri sera la luna era come? Metà. Quindi la luna sarà, è facile. Se la luna è a metà, deve essere a 90 gradi dal sole. Quindi il sole dov'è? Vergine. La luna in Capricorno. 90 gradi. Facciamo così. Riempiamo tutto. Ups. Questo è sbagliato. Allora, se la luna è in Capricorno qui, metà, il sole deve essere invece. Ed è. Si sa. Luna crescente a metà è a 90 gradi dal sole, quindi fai il calcolo. Il sole si sa sempre dov'è, è in Vergine per un mese. Sì, si sa sempre dov'è il sole, quindi si sa anche dov'è la luna, giusto ad occhio. Scusa un attimo, Santos, ma perché diviso? Noi non seguiamo le lune, i mesi, perché non sono 13 invece di 12? Si arriva a quello, perché bisogna, per essere sincretizzati bene con l'universo, bisogna sapere questo calendario della luna madre Isis, non solo questo di 12, c'è il 13 della luna. Quindi con la mia sincrota, poi dopo alla fine presento la sincrota che sincretizza tutti i sistemi, egiziani, romani, babilonesi, grechi, indù, tutti. Perché questa, e si ha anche questo un occultamento, mi sembra sia stato questo più 12. Noi dobbiamo seguire la luna, è importantissimo. A casa mia da piccino lo chiamavano lunario, non calendario. Sì, lunario, bravo. Quindi man mano che cresce, che ascende questo olio, aumenta in vibrazione e in consapevolezza, perché prima arriva qui nel cuore, apre il cuore, poi attraversa la Vergine per andare in cielo, e quando arriva in cielo, quando crocia qui, questi sono i 12 nervi del cranio, i 12 discepoli di Gesù, il talamo, il pineale, l'eroe. Quando croce qui, questa è la croce, il vagus, il nervo vagus sarebbe più o meno questo. Vagus perché è vagante, va un po' per qui, un po' per lì, ciba tutti gli organi vitali, cuore, specialmente il sistema neomogastrico, perché si chiama anche i nervi neomogastrici, okay? Questo è l'albero che Dio ha piantato nel giardino di Eden in biochimica. Quindi quando passa qui il medulla oblungata, qui si chiama così? Midollo allungato, e passa questo punto qui, viene crocifisso. Questa è la crocifissione, dove sta il padre e la madre di Gesù, dopo di 33 gradini, perché Gesù muore, l'eroe muore a 33, e viene posto in una tomba per 3 giorni. Il Signore muore, è una tomba, poi muore il 14 Nisan, risorge il 17 Nisan. Ricordiamo quella famosa data? Tutto succede lì, l'arca di Noè, le mura di Gerico cadono, Esta salva i giudei, gli israeliti attraversano il Mar Rosso, tutto questo, e il Messia risorge tutto Nisan 17, perché qui, in Ariete, e questo è il monte di Ararat, tutti i monti,
tutti i monti. Questo è il monte di Marte. Marte è il regnante di Ariete. Ecco perché tutte le città importanti del mondo sono costruite sul monte di Marte. Moria è il duomo dei musulmani in Gerusalemme, è costruito su monte Marwa in arabo, monte di Marte. Quindi va, dopo di questa crocifissione, va nella tomba di Brahma. Aspetta un po', no, era indietro. Beh, insomma, nel terzo ventricolo qui, ed è morto per 3 giorni, questo olio poi comincia a muoversi, tocca la ghiandola, tocca il talamo, e la ghiandola pineale, comincia ad produrre un fluido chiamato il sangue del Cristo. E Gesù avrà cambiato l'acqua in vino. Questo è il vino del Cristo, del Messia, del Dio del vino. Bacco, Sabasio, Gesù, perché di vino, oppure alcol. Ricordiamo alcalino, la stessa parola, alla. Alla è sempre il Dio del vino, perché il vino si produce dentro nel corpo. Però il vino non è alcolismo. Il vino non è. Non è? No, però questo non è vino, si chiama vino. Perché acqua. Vino rappresenta tutto il lavoro che fa il sole e l'uomo sulla terra, perché non si ha vino andando in giro raccogliendolo. Acqua sì, si beve così. Vino, bisogna curare i vigneti, coltivare, acqua, fertilizzante, poi si raccolgono, tutte le persone vanno fuori, raccolgono le uva, le mettono nei strettoi, poi bisogna tenere la temperatura giusta, poi alla fine si ha del vino. E questo è un simbolo, come questo simbolo, dopo tanto lavoro di una vita vissuta per bene, si arriva a una consapevolezza che si guarda intorno, come fece Leonardo da Vinci, e dice, boh, erano tutti addormentati, era come se io fossi l'unico sveglio. Qui, questo si chiama in inglese phonics, nel centro del cranio. E questi sono i due pilastri o due colonne anteriori del fornice. Fornice vuol dire forno. Questo è il forno, o la, dentro di qui è tutta la storia del Cristo dell'eroe che deve, Ercole che fa? Passa attraverso le colonne, no? Sansone che fa? Butta giù le colonne. Quindi queste sono le colonne. Una volta che attraversa qui il fluido, il Cristo, ascensione. Ecco l'agnello di Dio, questo è il fornice, queste sono le colonne. Questo è il medollo oblungato, questo qui c'è il pons, no, il pons, sì, è qui, pons che vuol dire? Ponte, il ponte, ecco perché abbiamo un pontifex massimo, questo è il pontifex massimo, nessun'altra persona può intercedere per noi. Quindi il lavoro che fa il Papa, Pontifex Maximus, è nullo, void, cancellato. Perché ed è questo l'agnello di Dio, e si vede l'agnello, no? Una cosa, il montone. Volevo dire una cosa, sì. Parlando del Papa, yeah. Il Papa è nulla, hai detto, rapportato a ognuno di noi che ha questo apparato POMS, sì.
per me questa è sono d'accordo con te, voglio solo dire che è l'espressione del potere preso abusivamente a noi altri. Sì. A noi è giusto, perché ognuno di noi ha un potere individuale. Sì, giusto? Beautiful, buon punto, perché loro sanno. Si sono